Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi vedremo come impostare una programmazione annuale. Ma prima di iniziare vi ricordo che è online Zeus, il nostro primo programma di allenamento, costituito da una prima parte, un ebook in cui si spiegano le logiche di programmazione, una seconda parte che è il programma vero e proprio e che può essere personalizzato sulla base dei vostri stretti carenti, delle vostre necessità, frequenza, split e via discorrendo. Quindi cliccate sul link qua sopra e dateci un occhio. Detto questo, partiamo con il video. Allora, come impostare la nostra programmazione annuale? Dunque, l'idea di base di un programma di allenamento, sia che sia un singolo mesociclo sia che sia un macrociclo intero, è quello di portare il corpo in ultimo ad adattarsi in termini ipertrofici. Quindi sostanzialmente dobbiamo mettere il corpo di fronte alla necessità di raggiungere questo adattamento, e questo banalmente viene fatto forzandolo a ottenere via via performance migliori. Quindi possiamo dire che il concetto alla base di una qualsiasi programmazione di allenamento è quello di migliorare gradualmente, pian piano, sulla nostra performance, che poi è quello che si fa normalmente in tutti gli sport. Ok, molto bene, però più nello specifico quello che preme a noi è che questo miglioramento della performance forzi il corpo ad adattarsi da un punto di vista ipertrofico, perché se miglioriamo per esempio sulla corsa facendo un chilometraggio maggiore o lo stesso chilometraggio però in meno tempo, ecco, sicuramente questo rappresenta un miglioramento di performance, però non è un miglioramento ottimale da un punto di vista ipertrofico. In altre parole, se ci mettiamo sul tapis roulant anche tutti i giorni della settimana, sicuramente non diventeremo dei Tom Platz sul lower body, sulle gambe. Quindi come possiamo incentrare e veicolare questo miglioramento della performance in modo da ottenere i migliori risultati da un punto di vista ipertrofico? Ecco, per far questo dobbiamo banalmente identificare che cos'è la performance nel bodybuilding, e se ci seguite lo saprete sicuramente già: la performance è rappresentata da quelle che sono le quattro variabili di allenamento, ossia il volume, l'intensità di carico, l'intensità percepita ed infine la densità. Andiamo a vederle quindi più nello specifico, riassumendo un po' quello che abbiamo già detto in altri video, e poi capiamo come utilizzarle per impostare la nostra programmazione annuale. Allora, la prima variabile che andremo ad analizzare è il volume di allenamento. Che cos'è il volume di allenamento? Il volume rappresenta il numero di serie allenanti che andiamo a fare all'interno della nostra sessione oppure all'interno della nostra settimana di allenamento per ogni distretto muscolare. Quando sono andato a parlare di singoli distretti muscolari, vi ho dato dei range che sono ottimali per ogni singolo distretto, nel senso che ogni distretto muscolare, per questioni dirette o indirette, ha un range di volume ottimale, ma di questo ho parlato in altri video. Ovviamente una progressione di performance sul volume è costituita dall'aumento graduale del numero di serie allenanti che possiamo sostenere all'interno di una stessa settimana sul singolo distretto muscolare. Quindi per esempio, se io riesco a gestire bene 14 serie allenanti di petto all'inizio del mio mesociclo e alla fine riesco a gestirne 18, allora sono migliorato sulla performance, sono migliorato sul volume, e questo forzerà il mio corpo, per adattarsi a questa maggiore richiesta di performance, in questo caso di volume, a crescere da un punto di vista ipertrofico. Ovviamente però il concetto di serie allenanti è molto confuso attualmente nel fitness, perché se per alcuni tecnici una serie è considerabile allenante se raggiunge un certo grado di intensità, per altri tecnici una serie è allenante se la facciamo e basta, quindi dopo aver fatto un riscaldamento generale tutto quel che faccio è considerabile serie allenante. E questo è un punto di vista dal quale noi personalmente ci discostiamo, però se volete approfondimenti scrivetelo nei commenti, perché in questo caso non mi soffermerei oltre. Passiamo quindi alla seconda variabile, l'intensità di carico. Ecco, l'intensità di carico rappresenta semplicemente i chili che abbiamo sul bilanciere, quindi il carico che andiamo a sollevare. Banalmente, una progressione sull'intensità di carico, un miglioramento della performance, è un miglioramento di forza. Quindi tutte le metodologie di powerlifting creano effettivamente un miglioramento ipertrofico proprio perché puntano su questa singola variabile, sull'intensità di carico. E logicamente uno dei modi che ha il nostro corpo per far fronte alla richiesta di esprimere più forza è quella di adattarsi da un punto di vista ipertrofico, quindi crescere muscolarmente. Terza variabile assolutamente fondamentale per quello che è il bodybuilding è l'intensità percepita, ossia il grado di sforzo, di effort che riusciamo a sostenere nell'arco della nostra performance. Il grado di sforzo è direttamente correlato al livello di cedimento, e per questo rimando al video sul cedimento che ho fatto poche settimane fa. Quindi una progressione sull'intensità percepita è rappresentata dall'aumento di settimana in settimana del grado di effort, del grado di cedimento che mantengo di media nelle mie singole sedute di allenamento. Quindi per esempio, se all'inizio
del mesociclo più o meno faccio arrivare tutte le serie al cedimento tecnico e alla fine del mio mesociclo ho diverse serie che superano il cedimento tecnico, allora questo logicamente va a chiedere al mio corpo un adattamento che di nuovo è un adattamento di natura ipertrofica. Ultima variabile è la densità di allenamento. La densità rappresenta semplicemente il rapporto tra il volume che vado a fare, quindi il numero di serie allenanti, e il tempo che impiego. Quindi banalmente un allenamento più denso è un allenamento in cui recuperiamo meno tra le singole serie allenanti. Anche qua è abbastanza intuitivo quello che può essere un miglioramento sulla densità, ossia se all'inizio del mio mesociclo riesco a recuperare un minuto tra le singole serie allenanti e gradualmente vado a ridurre questo tempo di recupero, allora sto migliorando sulla densità perché avrò allenamenti più densi. Quindi miglioro la mia capacità di recupero tra le serie e il mio corpo di nuovo si adatta a questo da un punto di vista banalmente ipertrofico. Ora, per capire bene il concetto delle quattro variabili, in realtà basti vedere che ad ognuna di queste variabili può essere collegato un metodo di allenamento che ha avuto molto successo in passato, sta avendo successo adesso. Quindi il miglioramento sul volume, per esempio, è rappresentato da quello che è il volume training, che andava in voga negli anni 70. L'aumento sull'intensità di carico è quello che adesso è il power building, quindi le metodologie che utilizzano, bene o male, degli allenamenti di bodybuilding, però avendo sempre un occhio a quello che è il miglioramento sul carico, utilizzando talvolta metodologie di powerlifting. L'aumento sull'intensità percepita è rappresentato dall'heavy duty, che è una metodologia che punta proprio a questo, e infine la densità può essere rappresentata dal gironda training, che prevede gradualmente, nell'arco delle settimane, di ridurre i tempi di recupero tra le singole serie. Quindi capiamo bene che ogni metodologia di allenamento che è stata proposta nella storia ha riscontrato successo proprio perché permetteva, in ultimo, un miglioramento sulla performance su una di queste quattro variabili. Ma come possiamo utilizzare queste quattro variabili e conseguentemente tutte le varie metodologie, se vogliamo sperimentarle, per impostare una programmazione annuale? Allora, il primo passo è quello di analizzare le variabili sulle quali siamo più forti e le variabili sulle quali siamo più deboli. Perché questo? Questo perché il nostro corpo reagirà in maniera molto positiva quando miglioriamo su una variabile sulla quale siamo deboli. Faccio un esempio: se io riesco a gestire massimo 14 serie allenanti di petto e alla fine della mia programmazione, il mio mesociclo, riesco a gestirne bene 16, allora il mio corpo reagirà in maniera molto positiva perché si è trovato molto debole sulla variabile volume, perché 14 serie allenanti di petto sono poche, e si è trovato costretto a utilizzare qualsiasi arma a sua disposizione per ottenere un adattamento massiccio. Quindi sostanzialmente la risposta ipertrofica sarà alta. Ma se io continuo a lavorare sempre sul volume, a un certo punto arrivo a gestire per esempio 22 serie allenanti di petto, allora crescere di altre due serie allenanti, quindi arrivare alla fine del mesociclo a gestirne 24, ecco, non mi porterà agli stessi adattamenti ipertrofici, nel senso che gradualmente più andrò a migliorare, più il mio corpo sarà abituato a lavorare sulla variabile volume, più sarà semplice ottenere un ulteriore miglioramento e meno vi sarà la necessità di un adattamento da un punto di vista ipertrofico. E questo è il motivo per cui da sempre si è suggerito di cambiare gli stimoli. Ecco, si parlava generalmente di variare gli stimoli, quindi cambiare sempre metodologie e tipologie di allenamento, e il motivo è proprio questo, cioè continuare imperterriti sulla stessa metodologia, sulla stessa variabile, alla lunga rallenterà i nostri adattamenti ipertrofici. Quindi scelta la variabile sulla quale siete deboli, impostate il vostro primo mesociclo, impostate una progressione. Ora, come impostarla e quanto durare? In realtà è abbastanza semplice. Quello che dovete fare è semplicemente continuare a progredire sulla variabile, impostare una progressione di forza che in quel caso può essere calcolata un po' a priori, quindi studiata a monte, impostare un aumento graduale delle serie, impostare una diminuzione graduale dei tempi di recupero o impostare gradualmente un aumento del grado di cedimento. E a questo punto continuate settimana dopo settimana finché non arrivate all'overreaching. E questo è il punto: non dovete calcolare a priori la durata del mesociclo o il momento in cui dovete scaricare. Dovete arrivare alla necessità di scaricare, ossia dovete continuare imperterriti a migliorare sulla performance, a chiedere sempre di più dal vostro corpo finché non sorgerà la necessità di arrivare in overreaching. E se volete poi un approfondimento sul discorso dell'overreaching, scrivetelo qua sotto nei commenti che ne parlerò in un altro video, perché c'è molto da dire. Una volta raggiunto l'overreaching, quello che dovete fare è scaricare per una o due settimane e a questo punto rivalutate un attimo quanto siete progrediti sulla stessa variabile, se ci sono variabili che sono
più deboli e scegliete a quel punto una nuova variabile sulla quale progredire, che può essere anche la stessa, nel senso che se avete ottenuto grandissimi miglioramenti lavorando su questa variabile, allora molto probabilmente avete ancora margini di crescita e tanto vale insistere, un po' il concetto della squadra che vince non si cambia. Ora, se siete in dubbio sull'impostazione di un determinato mesociclo, vi do uno spunto, quello che ho utilizzato nel programma Zeus, ossia un primo lavoro sull'intensità percepita, quindi 6 settimane o qualcosa del genere di miglioramento sull'intensità percepita, giusto quel minimo per andare ad aumentarla gradualmente e raggiungere un buon livello. Quindi in questo caso non dovete arrivare all'overreaching. E una volta raggiunto un buon livello sull'intensità percepita, iniziate ad aumentare il volume. Portate avanti questo aumento di volume, magari sui ristretti che avete carenti, finché non raggiungerete l'overreaching. E a quel punto vi troverete di fronte alla necessità di scaricare, il vostro corpo vi sta chiedendo un attimo per poter avviare in maniera massiccia tutti i processi di sovracompensazione, scaricate per una o due settimane e quindi ripartite. Quindi niente ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda l'impostazione della programmazione annuale. Ora ovviamente so di non aver risposto a molte domande, però capite bene che è un mondo, nel senso che non ci sono scelte giuste e sbagliate, non ci sono strade che devono essere percorse necessariamente, ma sono tutte scelte strategiche che dovete fare voi, che dovete sperimentare, segnarvi come vanno, i feedback che ricevete e poi capire bene come muovervi. Quindi veramente da questo punto di vista è tutta esperienza. Ok, vi ricordo come al solito di iscrivervi qua sotto al canale YouTube, attivare la spunta delle notifiche, seguirci su Instagram, nelle varie stories eccetera, e di nuovo andate a vedere la pagina di Zeus perché siamo entusiasti, sta avendo tantissimo successo e può valer la pena per capire bene come muovervi nell'arco della vostra programmazione. Quindi con questo vi rimando al prossimo video.